Oltre 30 i volontari coinvolti nei 22 giorni di distribuzione fissati in ogni mercoledì. Sono i numeri del Banco Alimentare di Rete Veneta, che sabato raggiunge i 5 mesi dall'inaugurazione all'ex Teatro del Sant'Artemio di Treviso. Un'associazione che continua a riscuotere consensi. La provincia di Treviso, tra le prime istituzioni a credere nel progetto, ma anche lo Stato italiano, con la presenza del prefetto di Treviso, che ha voluto toccare con mano il volontariato che sostiene le famiglie in crisi. Ma sono i cittadini, i mille volti che vogliono rimanere anonimi, a sostenere il Banco Alimentare. I tanti che hanno acquistato e poi consegnato ai volontari i generi alimentari fuori dai supermercati, gli altri che si sono recati nella sede del Sant'Artemio per consegnare vestiti, scarpe, ma anche libri e giocattoli. Una comunità solidale che non ha età e confini. Dal patron di Pasta Zara, che si è presentato con quintali di spaghetti, fusilli, cannelloni, all'associazione musulmana che ha consegnato non solo alcuni scatoloni di viveri, ma anche il frutto di una colletta in denaro per acquistare prodotti particolari come omogenizzati per bambini o pannoloni per la terza età. E tutto per le migliaia di famiglie che ogni mercoledì hanno bussato a queste porte, aperte sempre e a tutti. Il 60% sono straniere, il 40% italiane, famiglie quasi tutte venete. Segno di una crisi che colpisce duro anche chi solo qualche mese fa non avrebbe mai pensato di dover ricorrere alla solidarietà degli altri per avere qualcosa da mangiare.